Il 16 settembre del 2008, Monsignor Andrea Mugione, arcivescovo metropolita di Benevento, nella terza serata della novena in preparazione alla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina, propone una meditazione sulla riscoperta della necessità di crescere nella fede. Molte volte si tratta di suscitare la fede, a volte anche di confermare la fede. Una riflessione che ha avuto come punto di riferimento la figura di Padre Pio. Ora, io voglio introdurre questo tema delle sofferenze di Padre Pio per la sua fede. E una prima lettera, quella del 1913, scrive così: Iddio vuole sposarsi con l'anima in fede, e l'anima che deve celebrare questo celeste connubio, questa comunione, questo gettarsi nelle braccia amorose di Dio Padre, questo affidarsi a Lui, questo fidarsi a Lui. È in fede pura che l'anima, la persona deve camminare, lo quale soltanto è mezzo adatto e unico per questa unione di amore, di amore. Ancora lui diceva nel 15: perdonato Padre a questa mia follia, e la piena delle acque fecciose che è per sommergermi questa piena sta per annegarmi, io non ne posso quasi proprio più, io mi sento tutto venir meno all'infuore di quel tenue filo che è la fede, che per me è l'unico punto di appoggio in questo mare tempestoso, in questo mare tempestoso che il nostro viaggio, è vero, navigare per raggiungere il porto e la meta, dobbiamo attaccarci all'albero. Domenica abbiamo meditato sulla croce, alla tavola della salvezza, cioè attaccarci a Cristo, che è Lui sul legno della croce ci ha liberati e salvati. E Lui diceva ancora: io ho sofferto tentazioni, ha sofferto tante tentazioni contro la fede, che sono state le cause dell'amarezza per la sua anima. Nelle tribolazioni si pensa che non siano permesse, non siano volute da Dio. Quante tribolazioni, preoccupazioni e sofferenze, eppure il Signore li permette per il maggior bene delle nostre anime. Padre Pio ha parlato di questa difficoltà del credere, che è inoltrarsi per le vie dello Spirito senza incertezze, senza tentennamenti, sostenuti solo dalla presenza d'amore, dall'autorità di Dio. Ancora nel 1916 scriveva: tentazioni intorno alla fede, e che vuole spingermi a tutto negare. Padre mio, quanto è difficile il credere. E nel 17: ci sono certi momenti che vengo assalito da violente tentazioni contro la fede. Di qui nascono ancora tutti quei pensieri di sconforto, di diffidenza, di disperazione e persino pensieri di bestemmie. Ancora nel 17, gli assalti del demonio, di lui assalti sono violenti, sono assidui. Si tratta che questo impostore infame vuole strapparmi dal cuore ciò che mi è di più caro, di più sacro, che è la fede. Quindi è vero, voi certamente molti avranno anche tutta la raccolta delle sue lettere, e in verità è commovente sentirlo parlare, è vero, gemere così. Così, di continuo, no? A volte, molte volte, in questi dubbi, in queste incertezze.
la lotta contro la fede imperversa sempre di più. Nel 17 scriveva ancora: il mio spirito è sconvolto nelle tenebre che si vanno facendo sempre più fitte. Le tentazioni contro la fede vanno sempre più crescendo. Io vivo dunque sempre nel buio. Io cerco di vedere, ma inutilmente. Mio Dio, quando spunterà? Non predendo il sole, ma predendo che quando spunterà l'alba. Ciò che mi sostiene è la solo parola d'autorità del Signore. Ecco, sono alcune, è vero, degli accenni. Ho detto, mettiamoci alla scuola di Padre Pio per fare questa riflessione, ecco, sulla fede. Tutto è possibile a chi crede. Anche nel dubbio abbiamo visto quello che non è riuscito a fare Padre Pio, ha creduto. Per la fede sono possibili tutte le meraviglie, tutti i prodigi del Signore. Vorrei chiudere con una piccola provocazione, partendo da Maria, e chiediamole la grazia, la chiediamo a San Pio, che ci risusciti, è vero, susciti, aumenti la fede nel cuore dei credenti, no? E che accenda la lampada nel cuore dei non credenti. Questa è la grande opera e la grande grazia che chiediamo. Dicevo già prima, il principio operativo è generare i figli nella fede. Allora la provocazione che io faccio è questa qua. E come provocazione dico: abbiamo due caratteristiche del nostro tempo, che è quella delle assicurazioni e delle lotterie. È vero, adesso se crolla una delle grandi, la più grande assicurazione del mondo, degli Stati Uniti, crolleranno tutte le altre, già sta barcollando. La più grande delle assicurazioni degli Stati Uniti, oltre alla terza banca che è crollata e tutto il resto, c'è pericolo che crolli la più grande assicurazione. Ma noi viviamo in un mondo in cui ci assicuriamo tutto, no? Ci assicuriamo la casa, ci assicuriamo la vita contro l'incendio, per le nostre cose, per la salute, eccetera. Bene. Allora sembra che funzionano tutte e funzionano bene, anche se adesso a causa dei grandi e delle grandi banche sta crollando tutto, ma fino adesso hanno funzionato abbastanza bene. Allora io dico: ma perché noi non ci facciamo un'assicurazione per la vita eterna? Gesù ha detto: chi crede in me, anche se muore, non muore, ma ha la vita eterna. Allora io vorrei invitarvi ad assicurarci. E l'assicurazione la dobbiamo fare con lei, con la mamma. Con la mamma. E lei ci ha detto: chi mi ama, chi si fida di me, chi si affida a me, la Madonna delle Grazie, e chi si fida e si affida a me sarà salvo. Ma ancora di più ci ha detto che chi mi ama tanto, ma tanto tanto, come domandiamo ai bambini quando ti muovi bene, quello dice tanto, ma tanto quando? Tanto, tanto, tanto. Il segreto di Maria: chi mi ama ma tanto, tanto, tanto sarà santo. Quella misura alta di vita cristiana. Allora, ecco, chi crede in me ha la vita eterna, ha la vita eterna. E io lo risusciterò anche se muore, lo risusciterò. Anche se morto, lo risusciterò. Cioè abbiamo qui due premi che ci vengono concessi. Il primo premio è il paradiso, che giova a guadagnare il mondo intero se poi si perde la propria anima, no? La fede è la virtù indispensabile per vivere coerentemente il nostro Vangelo. Ecco, tutto il resto serve poco, no? Serve poco. Allora abbiamo qui il primo premio, che è il paradiso, ma abbiamo un altro premio, che è la risurrezione. Ma per poter ottenere questi due premi è necessario comprare il biglietto, c'è da pagare un biglietto,
e il biglietto che viene richiesto a tutti noi è il biglietto della fede. Io vedo che tutti i papà e mamma sono molto preoccupati per i loro figlioli, no? Gli assicuro un'eredità, una cultura, vogliono una laurea, un buon posto di lavoro, tutto, tutto bene, bene, tutto per questo mondo. Ma non stiamo noi educando i figli di Dio? E allora lasciamo l'invito ai genitori, l'eredità della fede ai nostri ragazzi, per portarli tutti in paradiso. Ed è quando ci ha assicurato Padre Pio: tutti i miei devoti li porterò con me in paradiso, aspetterò alla porta. Cioè non basta né l'intelligenza, né la scienza, né la cultura, né tutto quello di cui abbiamo bisogno in questo mondo per renderci pienezza di vita e felicità. È necessario la fede.